no, perché è importante questa cosa, chiariamolo che è molto importante fare un distinguo tra chi fa la parte narrativa e chi invece la veste grafica. Allora, ci ha interrotto Antonio e stavamo parlando sì, del Crotone che aveva pareggiato prima con la Fiorentina, poi ha vinto una partita importante, il Cagliari vince 2-0 col Palermo, due reti nel secondo tempo, un Cagliari che pur andando così bene, visto che non era capitato, o meglio, non capitava da parecchio che un inizio di stagione fosse così promettente per la squadra sarda, eppure c'è qualche contestazione perché 9 gol in 2 partite pare che i tifosi appunto rossoblu non l'abbiano digerita proprio come dire, in maniera insomma tranquilla, anzi hanno che dire soprattutto sul fatto che la difesa non tiene, infatti ha subito tanti gol più dell'era Zeman, però ha più punti quando allenava il Boema. Prossima grafica, così entriamo subito nel merito, vediamo cosa ci offre Nico Sarno. Eccolo qua. Allora, è chiaro che il riferimento insomma è a chi si era fidato di un figlio, anche se adottivo, però insomma si è fidato di un figlio che poi alla fine lo ha pugnalato alle spalle all'ingresso del Senato. Dovete sapere che era difficile in quel periodo entrare con le armi, infatti per evitare che ci fossero dei continui capovolgimenti, visto che in quel periodo Roma, come adesso succede in Italia, si passa da un governo all'altro in maniera, come dire, senza elezione, è chiaro che non si entrava con le armi, i soldati insomma erano costretti a rimanere fuori alle mura della grande città, quindi insomma trovare un'arma era difficile, però in 8 ne hanno trovata una, insomma, come vedete, ed è stato pugnalato da Gonzalo Higuaín, partecipano a questo omicidio diciamo storico. Buffon, vedo questo dietro, non riesce, mi sembra Trappattoni, ma non credo, anche se vabbè, c'è Marotta, c'è Chiellini, c'è Bonucci, c'è Dybala e c'è Allegri che come al solito è sorridente. Allora, questa diatriba che è durata, Luca, tantissimo tempo sul fatto, insomma, sul questo episodio, oggi Nando Troise, che saluto, ha scritto un bell'articolo anche sul nostro sito, dice i giornalisti non hanno il tempo per pensare o di organizzare macchinazioni contro il Napoli o contro Higuaín, ma sono una serie di situazioni che ormai si trascinano stancamente e che ci portano ancora, come se fosse un fatto di attualità, questo presunto tradimento di Higuaín che ha segnato contro il Napoli e non ha esultato, però ha esultato in precedenza sull'altro gol. Abbiamo invece, stavolta dovrebbe essere proprio lui, Vincenzo Gianese, buonasera. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buona serata Michele. Ciao a tutti. Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo. Ciao. Beh, sono stato anticipato da un degno professionista che ha dato ancora saggio di grande sagacia tattica e conoscenza soprattutto. Lo stai prendendo in giro pure tu, insomma, non basta, no, noi da qui, anche tu da Milano lo prendi in giro. No, no, assolutamente. Poi volevo farvi notare una cosa, ci pensavo proprio l'altro giorno. È stato l'unico, Antonio, ad anticipare, cioè a pronosticare la non vittoria della Roma ad Empoli. Diciamo che ha superato anche il pon Paolo D'Amato con queste previsioni. No, D'Amato credo sia insuperabile, Michele. Vabbè, certo, no. D'Amato insomma è irraggiungibile. Volevo ricordare un particolare, a Milano ci seguono in tanti i tifosi del Napoli e non, ma mi pare che dobbiamo fare un saluto a un bel reparto, insomma, bello nutrito. Sì, Michele, dobbiamo fare un saluto al reparto di cardiologia dell'ospedale di Sesto, praticamente ci seguono, ci hanno seguito settimana scorsa, ci seguono da un po' di tempo e quindi mi chiedevano di essere insomma salutati da te in persona e da Basile che settimana scorsa ha riscosso notevole successo, ma Antonio non c'è stasera, quindi magari se puoi... No, io li saluto volentieri, però la cosa mi preoccupa, ci seguono o ci inseguono? Perché è preoccupante, insomma, dipende... No, Michele, ci seguono e poi come ci ha fatto notare Valerio proprio stamane, veniamo anche emulati, insomma, io ho visto dei video, delle foto di altre trasmissioni che magari... hanno un po' più di visibilità a livello nazionale, che hanno praticamente emulato quello che noi abbiamo rappresentato settimana scorsa con i pasticcini di Basile. La prossima volta faremo spaghetto a vongole, che penso sarà un po' difficile che dalle parti tue dove c'è molta nebbia difficilmente troverebbero insomma... Ma magari proveranno con la polenta. E infatti proveranno proprio polenta e salsiccia. Posso chiedere a Vincenzo cosa pensa delle cosiddette dichiarazioni di Buffon, no? Almeno delle parole rubate a Buffon. Sì, perché si dice che siano state dette ma non riprese televisivamente, quindi il giornalista avrebbe fatto una trasposizione che molte volte può essere anche oggetto di fantasia. A Milano invece, visto che della
del giornale della tua città. Milano si dice... Ma guarda Michele, io sinceramente, insomma, non volendo fare nomi, io insomma vi faccio presente che il giornalista in questione è un giornalista molto filocontiano, anzi è un giornalista che il giorno dello scudetto a Trieste fu il primo ad abbracciare Conte all'ingresso negli spogliatoi, ma era giusto una parentesi per, insomma, per dare un po' il senso della cosa. Sinceramente Michele, io non conoscendo un po' Buffon non mi stupirei se in realtà avesse usato espressioni insomma come quella riportata sul giornale o espressioni tipo quella come riportata sul giornale, ma credo che siano dei discorsi che un capitano debba fare in certe circostanze, in certi momenti della stagione, e che magari vadano anche fatte. Poi sul senso di quello che è stato detto, insomma, potremmo aprire una discussione infinita. In realtà lui diceva questo, noi ricordiamo Buffon anche ai tempi del Parma, no? La famosa maglietta, riferendosi ai compagni, poi a Chimolle, eccetera, eccetera. È un uomo che insomma ha detto sempre quello che pensa. In realtà, proprio all'indomani della partita pareggiata con Lione, quando la vittoria avrebbe garantito la qualificazione, il passaggio della qualificazione, ha detto: se in Italia si scansano, in Europa non succede e questo è il risultato. Avrebbe potuto dire qualcosa di simile, ma è nel personaggio, voglio dire, non sarebbe la prima esternazione. Quando ha detto in Italia si scansano si riferiva pure al Napoli? No, ha detto il Napoli no. Però io vedendo Kyrgios forse qualche dubbio mi viene, vedendo l'intervento di Kyrgios su Higuaín. No, ma adesso insomma parlando insomma seriamente, insomma, non c'è paragone. Infatti seriamente, perché poi insomma si rischia. Credo che non siano paragonabili il Lione e il Napoli. Credo che il Napoli sia di livello assolutamente superiore al Lione, che ha sfruttato una maggiore freschezza atletica e nel finale insomma poteva anche portarsela a casa. Ma detto questo, io non credo che la qualificazione sia in discussione. Poi un inciso, credo che sia meglio arrivare secondo nel girone, visto quello che sta accadendo negli altri gironi. Ma ti ripeto, io credo che sia un problema fisico, è un problema tattico di questa squadra, e sono già un paio di mesi che Allegri non riesce a risolverlo. Sì, poi ti lasciamo Vincenzo, in realtà il discorso è semplice, ed è questa la domanda: se la Juve gioca male e non si riesce a superarla, immaginiamoci quando se inizierà e giocherà bene, voglio dire. Cioè una squadra che si è in difficoltà, in crisi di gioco, riesce a stare 5 punti dalla 27-23, 4 punti, no? No, sì. 4 punti, sì, 4 punti dalla seconda, vuol dire che effettivamente insomma si scansano. Vuol dire che c'hai i calciatori che sono in grado di risolverti la partita, perché sono calciatori bravi. Sì, no, quello indubbiamente. Però guarda, vi facevo notare una cosa, magari ognuno di voi, se è un po' curioso, può notarla, può andarla a ricercare. In tutti i più grandi campionati, tutte le squadre insomma che comandano la classifica lo fanno con meno punti di vantaggio di quelli che ha la Juventus sulla seconda, e praticamente hanno lo stesso percorso in Champions League. Io credo che sia molto, molto forte, molto grande l'aspettativa che si ha su questa squadra, al di là di quello che poi la stampa, e la conosciamo benissimo, insomma, la pressione che c'è su questa squadra. E credo che quest'anno la grande scommessa, la grande battaglia da fare a Torino, sponda Juve, sia quella di convivere con questo tipo di aspettativa e quindi di migliorare il gioco per... Ma è un'aspettativa che ha creato la società comunque, investendo fior di milioni, quindi... Assolutamente, anche in termini di dichiarazioni. E quindi credo che ci siano persone che sono stipendiate in maniera anche abbastanza importante e che debbano lavorare, che debbano risolvere questa questione. Ce ne sono due o tre in realtà di disguidi da risolvere dal punto di vista tattico, e insomma tutti noi speriamo che questo avvenga nel più breve tempo possibile, anche perché a marzo, perché adesso io ho fatto un pezzo sulle idee di marzo, perché adesso ad ogni conferenza stampa, di là che Allegri è sempre molto monotematico nelle sue conferenze stampa, però adesso la nuova moda è quella di marzo. Siamo passati dal più al calma adesso a marzo. Perfetto, Vincenzo, io ti interrompo perché conosci i tempi televisivi, lo sai. Sì, bene. Sì, assolutamente. Però prima di chiudere il collegamento devi rispondere in maniera sibillina, come se fosse un referendum. Sì, no, forse. Il forse non è consentito, sì. Un referendum, noi lo aggiungiamo, che siamo sempre, come abbondiamo. Se la Juve vince lo scudetto non ha risolto alcunché, perché è 5 anni che lo vince tranquillamente. Se non vince la Champions League è chiaro che sarà attaccata non solo dal tifo di altre squadre che gioieranno nel caso dovesse uscire fuori, ma la domanda è questa: se non vince in Champions League è una vittoria, è una sconfitta per te, sì o no?
No, Michele, io credo che la Juventus sia sicuramente tra le prime 4-5 in Europa e credo che la semifinale sia il giusto 4-5 in Europa. Sia il giusto posto, insomma, la semifinale. Poi è normale che la semifinale sono due partite e ci possono essere delle variabili che adesso non possiamo prevedere. Perfetto. Però credo che la Juventus alla semifinale possa arrivare, anche perché non vedo in Europa grandissime squadre. Le stesse che vanno per la maggiore mostrano comunque delle difficoltà, quindi diciamo in questo panorama se la si può giocare. Perfetto. Io mi aspetto che arrivi almeno in semifinale. Perfetto, grazie Vincenzo, grazie. A voi, buona serata. Buonasera. Io invece mi sento di contraddire l'amico Vincenzo Gianese e dico semplicemente: se una squadra che vince da 4 anni lo scudetto, lo vince con 8, 10, 12 punti di vantaggio a metà campionato, al giro di boa, già ha vinto il tricolore, prende il miglior centravanti al mondo e lo ruba alla squadra al secondo posto, e prende Pjanic, che è un giocatore più forte della Roma, e se lo mette in rosa e vince lo scudetto in Italia e non vince in Europa, per me è un grande fallimento, assolutamente. Cioè, ditemi a questo punto se la possono solo comprare la Coppa, perché se non riesco a vincerla in 5 anni in Italia, hanno tutto il tempo di prepararsi per una competizione europea così importante. Tu dici che arrivano in finale, io me lo auguro, però arrivare in finale e poi perderla 4-0. No, dice che arrivano in semifinale. Che no, ha parlato di finale, ha detto anche come minimo in semifinale. Quindi tra le prime semifinale già sarebbe un risultato importante. Però se non arrivano in semifinale, per me è una grande sconfitta per una squadra che in 5 anni, insomma, si è preparata per vincere. Allora andiamo su Luca, che effettivamente sta aspettando, insomma, da un po' di tempo per fare il suo esordio con questa risposta. Allora, sei stato particolarmente affascinato, attratto da questa querelle, insomma, che è durata mesi e mesi con fiumi di inchiostro? Come dicono a Roma, no, te ne frega di meno, insomma. Non... No, come? Mi ha molto intrigato, soprattutto come è andata il trasferimento, le visite in segreto a Madrid, tutto il retroscena di questo trasferimento. Io su questo consentimi di obiettare, perché sveliamo un altro tabù. Io so che per una questione legata anche contrattuale, visto che era un giocatore del Napoli, il Napoli doveva essere al corrente delle visite. Se non fosse stato così, il Napoli poteva fare una segnalazione e la Juventus avrebbe avuto una bella gatta da pelare. Qualcuno della dirigenza, forse il custode, quello che apre l'ufficio di segreteria, era al corrente delle visite a Madrid. Si è vociferato che fosse contraffatta l'immagine delle visite. Oh, vabbè, qualsiasi cosa, ma non penso che la Juve andava a finire già non ha molta simpatia. Magari, poi faceva anche una cosa del genere. Magari erano al corrente, ma non hanno voluto svelare. Poi sicuramente, beh, certo. Però comunque... Scusa, amiamo il tradimento, ma non il traditore, ha detto qualcuno, non io, No, comunque è stato, diciamo, il trasferimento più importante anche dell'estate mondiale, diciamo. E comunque, sì, hai ragione, se vince il campionato ormai da tantissimo tempo... Se non vince la Champions League con i giocatori acquistati, ormai il campionato, diciamo, lo dovrebbe aver messo da parte, acquistando il miglior giocatore delle migliori due squadre che aveva contro, le ha indebolite maggiormente. Non si sono rinforzate un granché, perché non hanno rimpiazzato quelli... Scusami se ti interrompo, ma la Roma vinceva a tempo, li poteva farlo, stava solo 2 punti dalla Juventus, quindi non vedo dove sta questo miracolo calcistico che ha fatto la Juve, acquistando i più grandi calciatori ma che c'erano. Teoricamente l'ha fatto. Sì, infatti, teoricamente. Infatti, non è che... Però io l'ho sempre detto da inizio campionato, ho sempre sostenuto che la Juve era, diciamo, di qualità a livello più basso l'anno scorso. Secondo me, se Roma, Napoli in questione, diciamo le probabili contendenti, non perdessero punti inutili come ad Empoli, sarebbe veramente in seria difficoltà la Juve. E, tornando anche sulle parole, sulle presunte parole di Buffon... il termine scansa, come poi ha, diciamo, ribadito la Gazzetta, sì. La Gazzetta ha detto che il termine scansa è che le squadre arrivano a Torino già sconfitte, che questo è vero, che le medio-piccole arrivando a Torino si sentono già sconfitte 3-4-0 e non ci provano nemmeno. Questo è un limite della squadra che affronta la Juventus, non certo, è colpa della Juventus, certo. Che una squadra scende in gambe e dice io voglio perdere, è chiaro, insomma, certo. È come quello che tenta... Non è, però, cioè, diamo tutte le responsabilità sempre alla Juventus anche in questo caso. No, è chiaro, no, no, che è però tornando sempre sull'argomento principale, però Juve-Napoli, avendo visto la partita, io penso che il Napoli poteva osare di più, poteva tentare anche di vincere la partita, anche se
La Juve ha vinto, però non mostrando il miglior gioco. Però Basile ha detto che legge tutto quello che scrive Mariano. Io per professione devo leggere anche tutto quello che scrivono i miei collaboratori. E tu mi pare che abbia scritto, se non ricordo male, se questa è la Juventus, voglio dire, insomma, quest'anno non è detto assolutamente... Si può battere. Si può battere, non è detto assolutamente che vince lo scudetto. Certo. Quindi lo stai ribadendo qua e siamo, su questo siamo d'accordo. Allora Maurizio, qualcuno ha scritto... E poi andiamo a modulo mio, a modo mio, vedete il gioco di parole del grande Nico Sarno. Qualcuno ha detto il Napoli si è indebolito vendendo Higuain, la Juventus si è indebolita acquistando Higuain. Ma non sono d'accordo, perché comunque Higuain è un giocatore che l'anno scorso ha segnato 36 gol, un giocatore che in Italia, soprattutto in Italia, segna gol a grappoli, magari quando va in Europa, soprattutto in Champions, ha delle difficoltà nelle partite importanti, lo vediamo anche perché quando ha difficoltà anche la Juventus, indossa, vabbè, ma però lo vediamo non solo con la Juventus, ma lo vediamo anche quando indossa la maglia dell'Argentina, nelle partite decisive un po' stecca. Questo lo dobbiamo ammettere, quindi no, non penso comunque che la Juventus si sia indebolita acquistando Higuain, perché non gioca, non è una squadra che gioca solo per Higuain come l'anno scorso nel Napoli, che giocavano tutti per Higuain, quindi non è più la prima donna, è uno dei tanti, non è la principale stella, non è il principale simbolo, però comunque è un giocatore che bene o male i suoi gol li fa, quindi... Non credo che la Juve si sia indebolita acquistando Higuain. Napoli sicuramente si è indebolito. Scusami Maurizio, qualcuno ha detto che l'acquisto di Higuain e la cessione di Morata, la Juventus insomma non ha guadagnato e perso nulla. Ma Morata è un grande giocatore, comunque un grande attaccante che sta facendo bene nel Real Madrid. Certamente Higuain è la Juventus si è rinforzata tantissimo in tutti i reparti, si è rinforzata la Juventus, quindi ha acquistato giocatori di un certo spessore. Dico io che se non dovesse vincere la Champions, per me sarebbe, non dico un fallimento, ma quasi, perché ormai si sa che in Italia la Juventus è la squadra che detta legge da anni. E non ha anche una principale antagonista, visto che Napoli e Roma non si sono rinforzate poi così tanto, sono d'accordo con Luca, quindi in Italia la Juventus resta padrona, però in Europa, in Champions, dovrebbe comunque cercare di arrivare fino in fondo e per il momento non lo sta facendo, perché se vediamo il cammino della Juventus in Champions finora è quasi imbarazzante, perché quando ha vinto in modo... immeritato, perché ha vinto due partite in Champions con la Dinamo Zagabria, che è la Cenerentola non solo del girone ma di tutto il raggruppamento, di tutte le squadre che attualmente militano in Champions. Beh, c'è anche il Ludogorets, Maurizio, dai, che anche peggio. Ci sono queste squadre un po' che stanno giocando. Abbiamo notato che Maurizio è filo juventino, quindi questo insomma per... No, però credo di stare facendo un discorso, penso, obiettivo. Però se poi... L'abbiamo fatti bianco neri, l'abbiamo fatto neri fino a qualche istante. Se mi vuoi smentire, no, poi naturalmente era solo, sono disposto era solo ad accettare per, ci mancherebbe. Una critica al mio ragionamento. No, ci mancherebbe. Noi saltiamo... Dimmi. No, completo questo ragionamento sulla Juventus. Se non ce la facciamo sull'eccellenza. Poi vi lamentate con me, io cerco di dovete essere celeri se vogliamo affrontare tutti. Ho finito, dico che la Juventus ha vinto due partite con la Dinamo Zagabria, ripeto, squadra Materasso, squadra Cenerentola, e con il Lione, ringraziando San Gigi Buffon, quindi lì non meritava di vincere, ha rischiato di perdere in casa. Però so che sia il centravanti che il portiere fanno parte di una squadra, quindi insomma se il portiere para. Però tra l'altro, scusami che ti interrompo, qualcuno ha scritto, e quella è la cosa preoccupante, che se lo scrive un tifoso, beh, ma se lo scrive qualcun altro diventa preoccupante la cosa. Ha detto, la Juventus col Napoli ha vinto per un errore di un calciatore del Napoli, altrimenti non avrebbe mai vinto. Allora io... di Allan, soprattutto. Sì, siccome io sono molto curioso, ho chiesto ad alcuni ex calciatori di Serie A importanti, un post sul noto social Facebook, ho detto, scusate, ma quando sbaglia... Quando è che si vince una partita? Quando una squadra avversaria sbaglia? E qualcuno mi ha risposto, o per una prodezza incredibile di un calciatore, o si vince soltanto perché è l'altra squadra che sbaglia. Quindi detto questo, è chiaro che se non sbaglio l'altra squadra non segna. Un po' come il rigore, lo segni tu, se lo sbagli tu o lo fai il portiere. Ci sta pure modo e modo di sbagliare, vero? Vabbè, perché già, svirgolare una pa... Ma svirgolare avresti trovato una scusa pure se ma non è fosse scusa, passato... Ma non, io ti sto dicendo, ma svirgolare una palla nel modo che l'ha fatto Goulam, forse lo puoi vedere in quarta serie, tra i pulcini, ma un giocatore professionista che calcia una palla in quel modo...
Vabbè, per, anche, per me ma anche l'autorete ieri di un giocatore dell'Inter in Europa League, voglio dire. Però io dico una cosa, io voglio sì, dire però, una cosa. Veloce, il Napoli, veloce, veloce. Il Napoli ha perso la partita grazie a quell'errore madornale là, si perde una partita Napoli, io voglio integrare il tuo discorso, lo voglio no, integrare il Napoli è andato là, non è stato mai messo sotto dalla Juve, vogliamo parlare, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto sì. che la Juve ha fatto la partita dove Gianni, tu ha questa, messo sotto l'avversario questa considerazione la puoi fare e sei padrone di farla nel momento in cui noi prima di farti la domanda diciamo che la Juventus ha fatto una testa così al Napoli, mi pare di non averlo detto, però io rispondo a Maurizio, al di là della simpatia, tu gli dici ha giocato per una, ha vinto per una grande parata, no, di ho detto per gli errori. Per gli errori, scusate, è normale per gli errori, perché scusate, quando tu segni, certo, perché certo. comunque sei riuscito a mettere in difficoltà l'avversario, e l'avversario hai vinto, okay, hai vinto non detto, meritatamente, non hai giocato detto, bene, ma hai vinto per un errore di avversario. C'è modo e modo di sbagliare, come ha sbagliato Goulam è un modo. E ringraziando l'errore l'ha fatto il difensore e non l'arbitro, altrimenti avremmo fatto situazioni... No, ma è vittimismo. Però, ma non è questione di vittimismo, è questione di guardare le cose. Perfetto, perfetto. Deve recitare il mia culpa se Napoli ha perso. Ma certamente. Secondo me la Juventus ha fatto un errore di valutazione prendendo il centravanti più forte del Napoli e uno giocatore più forte della Roma, non ha, al momento con questi 4 punti in più non ha dimostrato, e soprattutto in Europa come hai detto tu con squadre che non sono il meglio, non ha dimostrato assolutamente di aver azzeccato questi due acquisti. Voglio ricordare però al di là della solita antipatia che c'è stato un presidente che ha vinto tutto senza fare riferimento a qualcuno se è tifoso del Milan, che comprò Fernando De Napoli dal Napoli perché stava andando all'Inter a rinforzare il centrocampo dell'Inter. Berlusconi lo comprò per toglierlo agli avversari, in quel caso, e ha giocato 2 partite in 3 anni. Un grande centrocampista, Nando De Napoli, Rambo De Napoli, un grande centrocampista. Però, voglio dire, queste cose le hanno fatte anche in passato. Sì, vabbè, ma non mi sembra che sono stati fatti in questa ottica questi due acquisti. Questi due acquisti di Pjanic e Higuain... Qualora qualcuno volesse dire il discorso dell'indebolimento degli avversari, è una tecnica che ha fatto anche sì, no, vabbè, ma non è... addirittura togliendo ma un probabile... Che... Ma... Gianni, probabilmente mi sono espresso male, sto dicendo, è una cosa fa parte del gioco. Sì, come sì, per esempio sì, fa sì, parte sì, del sì, gioco. E che... quindi tu stai dicendo che la Juventus non ha pensato più a rinforzarsi, ma ad indebolire... Le concorrenti, questo punto, più no, questo vabbè, punto se ha pensato di rinforzarsi con quella classifica, secondo me ha soltanto indebolito gli avversari, ma non, sì, ha, non si è rafforzata. Allora, detto questo, andiamo sul la modulo... La Juve si è rafforzata, anche di molto si è rafforzata tecnicamente. Esatto. La Juve non riesce a trovare... dove stanno? Scusate, il Champions League ha vinto soltanto con la Dinamo, che se giocavamo io, Stefano e Mariano, forse vincevamo lo stesso. Ma i risultati che Stefano non è uno stanno. Che da quelle parti a Belgrado, Zagabria, è conosciuto, che lo volevano menare come una zampuglia. Il problema è questo, che i risultati non ci stanno come vorrebbero, perché probabilmente, forse, ci sta anche un malcontento da parte della società, nella guida tecnica, da parte di Allegri. Ma se cerchiamo l'estetica non la troviamo nella Juve. Cioè è normale. Ma la Juve nel calcio italiano è difficile che troviamo proprio il ma la Juve non ha bisogno di vincere, di giocare bene per vincere. Ha bisogno della giocata del suo grande campione. Ma fermi è il Napoli che ha bisogno questo all'interno. Stiamo andando velocissimo su una discussione interessante, però Valerio Lauri, che è in minoranza, non solo, no, diciamo... Semplicemente io volevo diciamo minoranza geopolitica.